Il realismo nasce in Francia attorno alla metà dell'Ottocento per diffondersi successivamente in Germania, Italia e Russia. L'arte realista ha come obiettivo quello di far conoscere la realtà quotidiana senza alcuna interpretazione da parte dell'artista. Le finalità sono di tipo sociale perché denunciano lo sfruttamento delle masse lavoratrici e mostrano gli squilibri del nuovo sistema sociale. Le composizioni sono quindi chiare e ben definite, tutto deve essere comprensibile. Si rifiutano i modelli e le regole formali insegnate nelle scuole d'arte. I soggetti delle opere sono legati alla vita reale dell'uomo. Le opere a tema realistico suscitarono non poche critiche nella società del periodo, tanto che in occasione del Salon del 1863 vennero esclusi quasi 3.000 quadri a tema realistico. Il Salon era un'esposizione periodica di pittura e scultura che si svolgeva al Louvre di Parigi con cadenza biennale. Il clamore suscitato da tale scelta fece sì che Napoleone III organizzasse una libera esposizione dei dipinti esclusi, chiamata poi Salon des Refusés, cioè Salone dei Rifiutati. Successivamente la struttura organizzativa dei Salon viene riformata. In questo modo si ha una progressiva apertura dell'esposizione anche alle nuove tendenze dell'arte impressionista. Gustave Courbet è considerato l'iniziatore del realismo pittorico, che diventa una scelta consapevole e provocatoria nei confronti della borghesia, che rimase enormemente scandalizzata dall'opera considerata il manifesto del realismo, il Funerale ad Ornans. Con questa grande tela, Courbet si libera di tutte le convenzioni che volevano soggetti elevati, come quelli storici, mitologici o celebrativi, per tele di vaste dimensioni e pretendevano che la verità venisse abbellita idealizzandola. Quest'opera fece gridare allo scandalo i benpensanti, che non potevano accettare che una tela di così ampie dimensioni rappresentasse gli umili abitanti di un villaggio privi di qualsiasi prestigio sociale. Courbet sceglie le dimensioni orizzontali per sottolineare come tutti si stringono gli uni agli altri in questo momento di dolore e adotta colori bruni e neri per sottolineare l'atmosfera lugubre e triste che domina anche il cielo. Gli unici tocchi di colore sono dati dagli abiti rossi dei prelati al centro e dal bianco delle vesti dei sacerdoti, del drappo che ricopre la bara e, particolare molto scandaloso, dal manto del cane collocato in primo piano. Rifiutandosi di nobilitare e idealizzare l'aspetto e il lineamento dei personaggi, Courbet adotta pennellate spesse e corpose che conferiscono ai volti tratti marcati e molto espressivi. Lo studio dell'artista è un quadro che simboleggia gli ideali dell'autore ed è un'allegoria della sua stessa vita. Il dipinto è diviso in tre parti. A sinistra sono rappresentate le categorie sociali, che rimandano a figure allegoriche come l'avidità, l'emarginazione, il vizio e la falsità. A destra sono raffigurati gli amici del pittore, mentre al centro Courbet si rappresenta mentre dipinge un paesaggio. La donna rappresenta la nuda verità e il bambino la purezza e l'ingenuità. I toni utilizzati sono abbastanza scuri, solo le figure in primo piano sono illuminate da una luce diffusa e che mette in evidenza proprio la parte centrale del quadro, mentre lo sfondo è trattato con macchie di colore. Il quadro fu presentato all'Esposizione Universale di Parigi del 1855, ma venne rifiutato dalla giuria. Così Courbet decise di organizzare in proprio una mostra personale nel padiglione del realismo, esponendo questo ed altri suoi quadri. L'uomo disperato è l'autoritratto dell'artista. Courbet si è sempre dichiarato uno spirito libero. Lo ha detto in una delle frasi più famose della storia dell'arte. Non faccio parte di chiese, istituzioni, accademie e sistemi, appartengo solo alla libertà. Per
Essere liberi non significa fare quello che ci pare. Essere liberi significa lottare, pensare, capire, guardare, avere un'etica, una morale, una visione del mondo. In altre parole, libertà è appartenenza a qualcosa, a quello in cui si crede. Libertà è credere con coerenza. Così, Courbet, libero e coerente, a 25 anni si guarda allo specchio. Si mette le mani tra i capelli, sbarra gli occhi, ha le guance rosse, socchiude la bocca, mostra il collo, le vene e i tendini dei polsi da pittore. Con una luce che ricorda i quadri di Caravaggio, ma che anticipa già l'impressionismo, soprattutto il bianco della manica della camicia, ritornerà 20 anni più tardi nel letto dell'Olimpia di Manet. Jean-François Millet è considerato un altro interprete importante del realismo francese del secondo Ottocento. I soggetti dei suoi quadri sono in genere scene rurali e egli rappresenta spesso momenti di vita contadina. Nei quadri di Millet è assente qualsiasi intento provocatorio o di polemica sociale, così comuni invece nelle opere di Courbet. Nel dipinto L'Angelus, Millet rappresenta appunto una scena di vita rurale. Due contadini che prima di iniziare il lavoro nei campi si fermano per recitare l'Angelus. I colori utilizzati hanno tonalità calde che vanno dall'arancione al rosso al marrone. La luce all'orizzonte illumina la schiena dei due soggetti in primo piano, lasciando i visi in controluce. Vengono assaltati gli atteggiamenti dei due soggetti, la posizione delle mani, il capo chinato, giusto per rimarcare l'intimità del momento. Nella produzione pittorica di Daumier, il tema del vagone di terza classe viene riproposto più volte, con l'obiettivo di cogliere i tratti caricaturali di quell'eterogenea folla di persone che viaggiava nei vagoni più economici dei treni. Ad una prima fila vista di fronte ne segue una seconda di persone viste di spalle e quindi una terza sullo sfondo. L'atmosfera che predomina è scura e cupa. Il colore dominante è il nero. Solo due finestrini del vagone sulla sinistra fanno entrare un po' di luce, facendo apparire le figure quasi spettrali. In primo piano ci sono due donne affiancate, al centro una più anziana, sulla sinistra una più giovane. Con loro portano gli unici averi. La donna anziana tiene sulle ginocchia un canestro, la donna più giovane ha un neonato in braccio. Un ragazzino stanco e addormentato si appoggia su un lato della donna più anziana. Il centro visivo e compositivo del quadro è costituito dalla donna anziana. La sua posizione è molto composta e raccolta. È soprattutto lo sguardo che esprime la stanchezza e la povertà della donna a dare una nota dominante all'immagine. Il volto dell'anziana è una maschera caricaturale e gli altri volti che si intravedono non sono molto diversi. In questo senso, Daumier percorre in maniera molto diretta la pittura espressionistica di Munch. Rodin ebbe un ruolo fondamentale nella scultura del XIX secolo. Abbandonando secoli di tradizione legata all'idealismo delle forme del corpo umano dell'epoca classica e alla bellezza decorativa del barocco e del neobarocco, mise in evidenza le vere forme e la concretezza del fisico umano. Sfruttando giochi di luce e ombre, cercava di svelare la personalità dei soggetti delle sue sculture, lasciando che fossero il corpo, le posizioni e la tensione dei muscoli a comunicare con l'osservatore. Ai suoi modelli Rodin chiedeva spesso di muoversi nello studio, invece di assumere le classiche posizioni fisse e ferme da accademia. Faceva bozzetti in pochi minuti con la creta, che diventavano poi la base per le sue opere, realizzate di solito in bronzo. Tra i suoi lavori più conosciuti ci sono Il bacio, La maschera dell'uomo dal naso rotto, Il pensatore e La porta dell'inferno. La scultura del pensatore fu utilizzata nel doodle di Gogol in occasione dei 172 anni dalla nascita dello scultore. La porta dell'inferno è una scultura commissionata a Rodin nel 1880 da Edmond Turquet. La richiesta era di un prospetto per una porta ornamentale da collocarsi al Museo delle Arti Decorative di Parigi.
Rodin pensò ad un portale monumentale, alto più di 4 metri e mezzo, ricoperto di bassorilievi ispirati al poema dantesco. Sono presenti ben 180 figure dalle dimensioni variabili. Sono riconoscibili in particolare alcuni personaggi, tra i quali l'autore della Divina Commedia, raffigurato nelle vesti del pensatore al centro del portale, le tre ombre poste al di sopra del pensatore che rappresentano la scritta posta davanti alla porta di accesso all'inferno. Lasciate ogni speranza o voi che entrate. Tra le altre figure si scorgono il conte Ugolino con i suoi figli, Paolo e Francesca, rappresentati dalla scultura Il Bacio, nonché Adamo ed Eva. In Italia il realismo pittorico viene interpretato dal movimento dei macchiaioli. Il termine macchiaioli deriva dalla peculiare tecnica cosiddetta macchia, utilizzata dagli artisti della corrente. Questa consiste nell'adozione di colori puri, giustapposti, che permettono la definizione dell'immagine attraverso il contrasto cromatico, spesso molto acceso. I macchiaioli rifiutavano l'uso di linee decise per contornare i propri soggetti, in modo tale che fossero soltanto il colore e la luce a costruire la realtà e a definire le zone di luce e d'ombra. I macchiaioli rappresentano quindi la realtà attraverso macchie di colore. I principali autori sono Giovanni Fattori, Silvestro Lega e Telemaco Signorini. Giovanni Fattori è considerato il maestro dei macchiaioli. Nelle sue tele rappresenta soprattutto alcune battaglie importanti del Risorgimento italiano, di cui descrive gli avvenimenti cogliendone gli aspetti più immediati. Non descrive scene eroiche, ma si sofferma soprattutto sui momenti di minore importanza. Tutto però viene descritto nei dettagli, con spirito documentaristico. Gli effetti di luminosità derivano dal contrasto tra luce ed ombra.